Allora, grazie per essere con noi. Non abbiamo ancora iniziato, ma abbiamo già una sfilza di domande per il sindaco di Cosenza che è qui con noi, Franz Caruso, che non potete immaginare. Sono arrivati tutti al numero che vedete in sovrimpressione, che è quello della messaggistica. Posso salutare anche il collega che è collegato con me, che è Filippo Verti. Vediamo se abbiamo già in linea. Ciao Filippo. Buongiorno, buongiorno, Ciao buongiorno a voi, Filippo. buongiorno, buongiorno Ciao, ciao. sindaco. Filippo, siamo già sold out con le domande, una cosa impressionante. Io vorrei farvi vedere veramente che cosa sta accadendo. Non appena abbiamo presentato questa trasmissione nel corso del telegiornale, facendo vedere il sindaco nei nostri studi, che del resto ha apprezzato molto, vedo, sono Sì. completamente Complimenti, cambiati. sì, è uno studio molto bello, molto moderno, accogliente. Complimenti. E ti faccio questa prima domanda che mi è arrivata, cioè perché Filippo, la prima domanda secondo te su che cosa verte? Vediamo se. Guarda, io non lo so, però secondo me ci sono molte domande. Ma dimmi una, la prima per esempio, la prima che è arrivata proprio a ridosso della sigla del telegiornale, la prima in assoluto. Qual è secondo Ma te? perché allora se io ricollego quello che ha detto il sindaco nel lancio della sua intervista di oggi pomeriggio, credo che possa riguardare il centro storico, No, credo. no, No. Filippo, no. E Io ci ho indovinato, Filippo. Non me l'ha allora detto. le Io altre. ho indovinato. Qual è il sindaco? È Vediamo. sullo stadio. Ci avete indovinato, è sullo stadio. E sullo stadio, sindaco, ce la siamo riservati ed Attilio, No, no, perché no, è anche ieri arrivata sera. la No, prima. La prima domanda è arrivata questa, sullo stadio, Filippo, sullo stadio. sì, ma perché lui capisce? È perché insomma, è una cosa. Sindaco, io non lo so la domanda, ora Attilio la leggerà, La però leggo anche ieri così la sera. senti anche tu. Leggila, 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 che Allora, poi vorremmo vediamo, dai. sapere se è possibile avere uno stadio nuovo come in tutte le città d'Italia, oppure c'è anche l'alternativa, si potrebbero avvicinare le curve al terreno di gioco? Questa è la domanda. La risposta qual è? Rapido perché siamo L'ambizione è pieni. quella di avere uno stadio nuovo pure a Cosenza. Non è un caso che io ho lavorato nel corso dell'anno passato per portare avanti un progetto di finanza che era stato annunciato ma poi non presentato. È l'unico modo, vista la situazione economica e finanziaria del comune, per puntare alla realizzazione di uno stadio nuovo. Non potendo andare in questa direzione. Al momento io ho avanzato una richiesta di 9 milioni di euro alla Regione proprio per ristrutturare e ammodernare lo stadio, che Cioè, quindi potrebbe prevedere anche l'avvicinamento, escludere escludere l'anello intorno al campo di gioco, quel quella vuoto. pista, anche la pista. Questo è un fatto progettuale che poi si vedrà, però sicuramente fare uno stadio come sono gli stadi europei, ormai aperti, non con Il barriere tra lo fossato, la stesso, cosa. il fossato, ecco, eliminare il Anche fossato, perché io avvicinare non le ricordo curve. mai No, non come dire, un'iniziativa d'atletica su quelle c'è. No, piste, su no. quella Ma pista oltretutto ormai del San Vito abbiamo, Morelli tu, e del San Vito Marullo. Tu te lo per la ricordi? verità. No, 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 però a questo punto, sindaco, mi devi consentire la domanda ed entriamo subito a piedi giunti. Ma questi soldi della regione sono arrivati o no? Non sono arrivati. Noi sulla scorta di un'interlocuzione avuta col Presidente, a seguito del finanziamento dato per 9 milioni di euro al Ceravolo di Catanzaro, ho avanzato formalmente la richiesta con un piccolo progetto di ristrutturazione e di rivisitazione dello Stadio San Vito. L'abbiamo presentata, l'ho presentata, firmata e protocollata prima dell'estate, a luglio mi pare. Ad oggi ancora non ho avuto risposta, però ho letto che il Presidente sta rimodulando i finanziamenti POR ed FSR. Quindi mi auguro che in questa rimodulazione ci rientri pure il finanziamento dello Stadio San Vito. Marullo. Sindaco, sono i dipendenti di una ditta di trasporto privato per disabili, dicono praticamente. Il 28 ottobre verrà sospesa per mancanza di fondi. Poi
Possibile che ogni anno restano mesi interi a casa i lavoratori? Purtroppo è un servizio che lo Stato, non il Comune, ritiene non essenziale e quindi deve essere finanziato con fondi comunali. Lo stato di dissesto del Comune nel passato ha portato alla sospensione e alla riduzione di questo servizio. Adesso, approvando il nuovo bilancio, noi speriamo di avere la possibilità di non sospendere il servizio, ma di garantirlo, perché per me non è un servizio secondario, per me è un servizio primario, essenziale, per cui se troviamo i fondi nel nuovo bilancio lo garantiremo. Speriamo che questa amministrazione non abbandoni l'idea Alarico, perché è un veicolo di promozione turistica non da poco. Non si può abbandonare, perché il progetto di realizzazione dell'ex Jolly, l'abbattimento dell'ex Jolly, è legato a questo finanziamento, per cui sarà rimodulato il progetto, sarà rivisitato, sarà sicuramente cambiato, perché sono intanto aumentati i costi della realizzazione e quindi si deve procedere diversamente, ma rimarrà comunque una parte destinata al Museo Alarico. Filippo, falla tu una domanda, vai. Allora, Sindaco, io ovviamente lascio le domande, diciamo, sui temi immediati ai cittadini, visto che sono tantissime. Allora, cominciamo con la prima. Lei ha parlato di bilancio, Sindaco. Quando sarà approvato il bilancio? Il bilancio sarà approvato in giunta, penso all'inizio della prossima settimana, per poi andare in commissione e immediatamente dopo in consiglio comunale. Quindi io mi auguro per metà di ottobre, massimo il 20, di avere il bilancio approvato, che mi consente anche di ottenere l'autorizzazione della COSFEL per procedere alle assunzioni. Ma da Roma i soldini adesso arrivano, no? Ma sono, mi auguro che arrivino, i trasferimenti da Roma sono sempre più esigui. Noi avremmo bisogno di molto di più di quello che manda Roma, e però dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo. Abbiamo messo in campo un'azione importante per aumentare le entrate, perché il problema è la riscossione dei tributi, che quando mi sono insediato era al 26,1%. Io mi auguro di arrivare in tempi brevi a un 50%, che è ben lontano dalla media nazionale, che è tra il 70 e l'80%. Come mai è rimasta nel cassetto il progetto della realizzazione di questa strada di via Miceli, il passaggio vicino al McDonald's, via Simonetti, tutti rimasti con gli stessi sensi unici? No, quelli cambieranno da qui a brevissimo, perché sarà eliminata la rotatoria, come era stato promesso, di Viale della Repubblica, saranno invertiti i sensi di marcia su via Simonetti e via Tancredi, e anche su via Galluppi, e quel breve tratto che volevamo aprire è rimasto chiuso perché c'è il problema con l'intersezione, con l'incrocio con via Caloprese, con l'ingresso poi nel parcheggio di Piazza Pilota. Per cui è pericoloso, stiamo valutando l'idea di mettere dei dossi che possano comunque essere un ostacolo alla velocità da via Caloprese. Ha parlato di tributi, quindi la Tari compresa, dicono non è ancora arrivata, ma ci sarà di nuovo, sì, ci sarà un nuovo aumento, visto che solo il 25% dei cittadini pagano. No, l'aumento l'abbiamo già assorbito nel corso degli anni, perché noi paghiamo il massimo dei tributi, essendo un comune in dissesto. Vorremmo che pagassero tutti per avere più possibilità di rendere servizi alla città, ma la Tari rimarrà più o meno quella di te. Vai Filippo, vai. Sindaco, sempre sul bilancio, girano notizie ufficiose ma non ufficiali sulla COSFEL. Lei che notizie ci può dare? Beh, intanto abbiamo ottenuto un grande risultato, perché è stata approvata per Cosenza la procedura del 268 bis del TUEL, quindi avremo la possibilità spalmare il disavanzo, che è importante, entro 20 anni. Quindi da questo punto di vista abbiamo una situazione sicuramente migliore rispetto a quella paventata nel passato. La COSFEL deve autorizzarci alle assunzioni, che fanno parte del fabbisogno, del piano del fabbisogno, che è stato approvato in giunta e ha avuto il parere favorevole già del Collegio dei Revisori, per cui io credo che la COSFEL, che onestamente ci ha già dichiarato disponibilità a venire incontro alla situazione drammatica che vive il Comune di Cosenza, sarà sicuramente positiva. Due domande. La prima, il nuovo piano traffico quando partirà? Questa è la prima. La seconda, purtroppo abbiamo marciapiedi
che sono un pericolo pubblico per i pedoni. Allora, il PUT e il PUMS, il piano urbano del traffico e il piano urbano della mobilità sostenibile, sono già allo studio di una commissione, sono stati affidati il PUT all'Unical. È stato bloccato l'iter perché pensavamo di fare un piano urbano dei trasporti allargata all'area urbana, però questo ancora non si è reso possibile, per cui io spero che a breve si possa avere già una prima bozza del PUT. Per quanto riguarda i marciapiedi, purtroppo noi non abbiamo autonomie e risorse autonome per poter intervenire nel rifacimento di tutti i marciapiedi della città, perché tutti i marciapiedi della città, non quelli anche quelli centrali, ha bisogno di interventi importanti, ma non ci sono allo Stato finanziamenti nazionali e regionali che ci consentono di attingere a queste risorse per poter intervenire e rendere agibili tutti i marciapiedi della città. Io mi auguro che la Regione possa intervenire con un finanziamento e aiutare la città. E chiedo alla regia, ogni tanto mandatemi qualche telefonata così sentiamo anche la voce live dei telespettatori. Un signore chiede: ma cioè, abbiamo fatto questa proposta dei murales fatti gratuitamente, perché non si può procedere? Guarda, noi oggi pomeriggio inauguriamo i murales nel quartiere delle Case Minime, sul Viale della Repubblica. È un intervento sociale che abbiamo fatto con Agenda Urbana particolarmente significativo. Onestamente, se mi sfugge questa proposta, è possibile che sia arrivata e che non l'abbia ricevuta, così come è possibile che non l'abbia attenzionata. Chiedo scusa a chi ha fornito questa disponibilità. Noi stiamo procedendo però, Attilio, sotto la sopraelevata, sulle colonne della sopraelevata, proprio nella realizzazione dei murales con delle figure a tema. E ne abbiamo già inaugurato una sulla giustizia dedicato a Sergio Cosmai. A brevissimo, penso nel giro di qualche giorno, ne inaugureremo altre due. Fermo tutti un attimo, gratuitamente. Il live del cittadino che è al telefono, rapidissimo, pronto? Abbiamo la telefonata, datemi il segnale, se no vado avanti. Scrivono: la scuola è iniziata il 14 settembre. I bambini non possono camminare in mezzo ai rami degli alberi, che sono la cosa più pulita della zona. E, insomma, ci sono delle aree davvero che necessitano di una attenzione maggiore, perché lì si coglie davvero un certo stato di abbandono. No, noi stiamo cercando di intervenire. Dove abbiamo segnalazione stiamo intervenendo e dando soluzione immediata al problema. Abbiamo una difficoltà perché purtroppo con il caldo e poi con le piogge è notorio che l'erba cresce più velocemente. Noi tagliamo e dopo poco tempo è già cresciuta. Però dove ci segnalano situazioni di questo genere interveniamo immediatamente e diamo soluzione rapidissima al problema. La protesta dell'Amaco dei due lavoratori che sono ancora in protesta, sono incatenate, e poi i cittadini chiedono: ma possiamo viaggiare con questi bus che sono sporchi, puzzolenti? Ci sono stati spesi dei soldi per gli autobus elettrici nuovi. A che punto siamo? Sono arrivati 50 autobus nuovi, sono fermi, sono arrivati dalla Turchia con un ritardo di oltre un anno. Sono destinati ad Amaco di Cosenza, ma per le questioni legate alla situazione finanziaria proprio di Amaco, che è sotto amministrazione giudiziaria, è difficile l'immatricolazione a favore di Amaco, ma i pullman ci sono. Insieme a Comet si sta trovando la soluzione per destinarle. Io credo che da qui a breve avremo sicuramente questi autobus nuovi. Ripeto, ne servirebbero solo 34-35, ce ne sono 50 e sono tutti nuovi, sono ibridi, elettrici e a gasolio. Abbiamo rispetto ai due dipendenti di Amaco, intanto va precisato che non sono stati assolutamente licenziati, avevano un contratto termine, è scaduto il termine. Viene rinnovato. La legge non consente purtroppo il rinnovo, la legge Maria. Adesso stiamo trovando insieme all'amministratore e devo dire anche con un confronto sincero, democratico, positivo con i sindacati, la soluzione per garantire a questi due lavoratori una possibilità. Quindi la speranza c'è, possiamo dare loro la speranza? La speranza è l'ultima a morire. Ho capito. Noi
stiamo ci lavorando sono le basi per alimentare. È una questione legale, no? Giuridica, non è una questione di volontà. La volontà è di garantire anche a questi due lavoratori un lavoro stabile. Abbiamo un live, mi pare, di aver sentito. Pronto? Un garage. Pronto? Se non mi sente, mi sente? Adesso sì. Ecco, rapidamente, la prego di essere veloce perché abbiamo tante... Sì, telefoni. buongiorno. Scusate, io ho chiamato perché volevo parlare direttamente con il sindaco. È qui che il problema grosso, abito su via Maccalè, vicino a Hotel Centrale. Hotel Centrale è diventata una discarica a cielo aperto. C'è un posto dove doveva essere un garage, purtroppo ci sono tanti incontri, non vi so dire che cosa succede là, però non si può passare, c'è sempre cattivo odore, c'è sempre gente che entra ed esce. Questo è il problema, ci siamo rivolte, ma nessuno ha fatto niente, è stato detto che dobbiamo intervenire noi come cittadini, come facciamo? Grazie signora, ascolterà la risposta. Raccolgo la segnalazione della signora e le posso dire che darò disposizione per andare subito a risolvere questo problema, che però non compete al comune, perché l'hotel centrale è sottoposto a una procedura di fallimento, è privata e tutta quell'area che lei ha indicato non ricade nella competenza del comune, però mi farò carico di mandare qualcuno per fare pulizia. Filippo, vai. Allora sindaco, questa domanda forse i cittadini non interessano, ma a noi sì. Si parla di una rimodulazione della sua giunta, lei ha parlato di un cambio di passo, si è dimesso l'assessore al bilancio, su questi temi, quanto conta di intervenire e come? Per come ho detto, io devo rilanciare l'azione amministrativa, ci vuole un nuovo slancio, ci sarà immediatamente dopo l'approvazione del bilancio. Senta, arriva una domanda adesso, dici va bene tutto, però il sindaco può evitare di parlare sempre dei problemi economici, ereditati e così via. Bisogna agire, fare qualcosa, bisogna essere... Se si parla in questo modo non si conosce quella che è la macchina amministrativa. Purtroppo si può governare. Una famiglia va avanti se ci sono i soldi per poter andare avanti, per poter mangiare, per comprare la casa, per comprare la macchina. La stessa cosa è l'amministrazione pubblica. Non si può pretendere di avere servizi efficienti se non si pagano i tributi. Io non posso garantire servizi se non ho soldi in cassa. Io ho ereditato un dissesto con 250-300 milioni di euro, un disavanzo di 219 milioni di euro. Ditemi voi che cosa posso fare. Certo che io devo dire necessariamente che ho questa situazione, perché i cittadini devono sapere e devono conoscere quella che è la realtà. Dopodiché non mi nascondo dietro alle difficoltà economiche e finanziarie, tant'è vero che stiamo realizzando di tutto e di più. Volete sapere le opere che stiamo facendo? Adesso facciamo l'elenco, perché un altro live voglio sentirlo. La regia me lo può passare? Pronto? Sì, prego. Buon pomeriggio. Prego. Sì, salve, sono Gianluca Nava. Senta, io volevo chiedere al signor sindaco se è a conoscenza che sul più importante monumento della città storica, che è Piazza Toscano, se sembrerebbe che il vecchio progettista architetto Guido abbia richiesto il vincolo della struttura che lui ha progettato e quindi si rischia di ancora reiterare di avere noi cittadini quella bruttura e quella struttura che ha oggettivamente con dati alla mano danneggiato il più importante palinsesto archeologico della città. Grazie, signor Nava, essendo anche io parte in causa, diciamo, nel senso sì, che sì, sto eseguendo faccio rispondere, l'intervento pregresso, volevo sapere se i cittadini si possono proteggere da una struttura che ha danneggiato oggettivamente il palinsesto archeologico. Grazie, prego. Grazie. Sindaco, veloce. Ringrazio. È veloce. Piazzetta Toscano fa parte di un intervento del CIS.
ed è fermo proprio perché la progettazione approvata a livello ministeriale prevede l'eliminazione di quella struttura in ferro e cristallo. L'architetto Guido, che ha sua giusta ragione, ha chiesto l'imposizione del vincolo, che è un organismo nazionale, una sovrintendenza speciale, ha di fatto riconosciuto. Però si sta dialogando con l'architetto Guido per trovare una soluzione che possa tutelare il suo diritto a conservare l'originalità dell'opera, ma che consente però l'intervento per recuperare tutta la piazza sovrastante e soprattutto rendere anche usufruibile la visione degli scavi archeologici che sono in quell'area. Punto. Dico solo che sono passati 20 minuti da quando siamo in onda, ho 194 domande. Penso di essere velocissimo nella dobbiamo risposta. Dobbiamo essere veloci per questo, dare la possibilità a tutti di porre la domanda, perché ognuno crede di pensa di dire cose interessanti, giusto, e quindi giusto, che necessitano d'attenzione. Filippo, vai tu, anche tu, rapido con le domande. Io voglio lasciare la parola ai cittadini. Sindaco, però un'osservazione te la faccio. Tu hai detto, rispondendo a quel telespettatore, secondo me ne parlate troppo poco della situazione che avete ereditato. Perché se ci sono quelle cifre di cui tu hai parlato in riferimento alla situazione di dissesto, forse ritengo io, e vorrei sapere da te se condividi o no, era il caso ed è il caso che i cittadini siano davvero edotti dello stato in cui avete trovato il comune. Sì, sono d'accordo con te. Però ne abbiamo parlato centinaia di volte. Sì, però ancora non lo sanno, ha ragione Filippo, perché ancora il cittadino non è completamente informato circa quella che è la reale situazione in cui versa il comune di Cosenza. L'abbiamo detto. Quindi, allora, c'è una... Però lo diremo agli stati generali di fine novembre. Allora, c'è una proposta. Dice, perché per il controllo della città non pensiamo di utilizzare dei gruppi di giovani, quelli per assistere per esempio gli anziani e i disabili della città? Cosenza è la capitale del volontariato 2023, per cui sicuramente ci sono tante associazioni, ci sono tanti volontari che quotidianamente svolgono questa funzione. Se ci sono altre associazioni o se ci sono anche singoli soggetti che vogliono svolgere questa funzione a favore degli anziani, a favore dei disabili, a favore dei bambini, possono per venire la città, in comune, possono e venire candidarsi. In comune, andare proprio il settore welfare, dove è possibile creare e realizzare dei progetti. Sarei grato a queste persone. Sulla chiusura di Viale Parco, il nuovo piano di fuga in caso di terremoto, il comune si è già dotato di questo? Questo fa parte naturalmente del piano di protezione civile. Noi abbiamo approvato in consiglio comunale ultimamente proprio questo piano e prevede naturalmente l'utilizzo di alcune vie alternative a quella che prima era la principale via di fuga e che è stata distrutta dall'intervento delle ipotizzate e mai realizzata metropolitana leggera. Dal viale Mangini si è passata al parco del benessere, da 4 corsie e 2 carreggiate si è passata una corsia sola. Quella via di fuga essenziale in caso di calamità naturale è stata esclusa, è stata negata alla città e oggi abbiamo altre vie che sono previste nel Possiamo piano. Possiamo chiarire questa vicenda legata all'aumento dell'indennità, sindaco e assessori? Perché chiedono, dice, ma che cosa succede? Se noi siamo in dissesto come aumentano le indennità? Non c'entra assolutamente nulla. Perché queste sono somme che paga direttamente lo Stato in tutta Italia, a tutti i sindaci, a tutti gli assessori e a tutti i consiglieri comunali. Il comune queste somme non gravano sul bilancio comunale. Mi fate sentire un live, per favore? Pronto? Pronto, buon pomeriggio. Prego, prego. Sono Gianfranco Cristiano. Prego di essere avete già parlato. La mia domanda è già stata fatta, l'avete già letta poco prima. Allora, però va bene così. Grazie. No, vi faccio dire un'altra cosa. Un'altra domanda. Prego, prego. Io sono interessato per l'associazione. Quando potrei venire lì a discutere e poi volevo parlare dei quartieri di Cosenza, se possiamo mettere qualcosa in più a quelle piccole villette che ci sono, le spazi che ci sono per gli anziani e per i ragazzi disabili. Grazie. Penso che noi stiamo intervenendo proprio sulle periferie, a breve ci partiranno i lavori di riqualificazione urbana e i lavori di housing sociale che renderanno
alle zone della città periferica, alcune zone della città periferica sicuramente diverse rispetto al passato. Parlo di San Vito Basso e di San Vito Alto, parlo di Via degli Stadi, parlo di Via Popili. Per chi ha inarretrato il pagamento dei tributi, può rateizzare. Può rateizzare. Scade, abbiamo approvato in Consiglio quando Comunale. Quando scade la domanda? No, questo non glielo so dire. Termini non lo so, però abbiamo approvato in Consiglio Comunale proprio la delibera per la rateizzazione di tutti i tributi. Come mai la città è buia di sera? Ci sono alcune strade che sono completamente al buio. Quando si spengono le luci noi interveniamo subito e le facciamo riaccendere, però adesso parte il nuovo progetto, se si approva il bilancio approviamo anche il progetto di finanza che una società con Cassa Depositi e Prestiti ha presentato a Cosenza, noi avremo una nuova illuminazione con nuovi punti luce e soprattutto anche un'illuminazione artistica nelle varie parti della città. Siamo partiti già sul centro storico, abbiamo illuminato la piazza davanti all'Arcivescovile, a brevissimo sarà illuminato tutto il centro storico e poi approvato il progetto di finanza. Avremo un'illuminazione nuova per tutta la città. Vai Filippo. Sindaco, periferia e centro storico. La città forse era abituata ad un'attenzione solo sul salotto buono. Voi ritenete che bisogna cambiare passo su queste cose che sto dicendo io, periferia e centro storico, o le due cose possono camminare assieme e come però? Io ho sempre detto che noi siamo partiti da dove gli altri non sono mai arrivati, appunto le periferie. Basta andare solo a Sant'Ippolito o a Borgo Partenio per poi dopo su Via degli Stadi o a Via Popilia per rendersi conto di come abbiamo in pochissimo tempo realizzato cose che per decenni non sono state fatte. Basta solo pensare all'illuminazione della villetta di Sant'Ippolito, basta solo pensare che lì abbiamo realizzato il primo caffè Alzheimer, il primo centro per l'Alzheimer della nostra provincia, uno dei migliori della regione, per cui l'abbiamo fatto lì a Sant'Ippolito. Poi siamo intervenuti nel recupero di aree anche nelle zone degradate. Io credo che la città intanto cresce, intanto diventa più accogliente se cresce tutta quanta insieme. Avere il salotto buono, quel chilometro di strada della città, bello, accogliente, appassionato e appassionante, di per sé non aiuta poi a crescere tutta la città perché tutto il resto poi viene abbandonato. A proposito di salotto buono, le statue sono tutte al buio. Ma le statue sono sempre state al buio, non è che ho chiuso io le luci non ci sono mai state, è arrivata anche una segnalazione in questa direzione, se si trovano i fondi per poterla realizzare, perché no? Abbiamo il problema di creare le basi per collocare le altre statue nel bambo che stanno chiuse nei depositi comunali, perché non abbiamo i soldi per fare il basamento. Abbiamo goduto anche dell'aiuto di qualche mecenate cittadino che ci ha anche regalato alcune basi, abbiamo messo le statue. Se c'è questa collaborazione, se c'è questa disponibilità, noi non solo illuminiamo le statue che già ci sono, ma collochiamo anche le altre. Un live, per favore, la regia può mandarmi un live. Pronto? Pronto? Prego, prego. Prego, io abito nella zona vicino a Sant'Agostino, a Cosenza Vecchia, dove c'è un muro che è caduto da 6 anni. Vicino? E dato vicino, che ormai... Vicino, scusi, può ripetere per favore, abita vicino? Io abito vicino a Sant'Agostino, via Madonna delle Grazie. Prego. A Cosenza Vecchia, dove è via Madonna delle Grazie, la chiesa di Sant'Agostino. Sì, ha compreso perfettamente, prego. C'è un muro che è caduto da 6 anni, va bene? Però al di sotto di questo che si vedono, si vede il tubo portante della fognatura e quello dell'acqua potabile. Si dice che avrebbero iniziato i lavori a settembre, ma ancora non è arrivato nessuno. Hanno già fatto il sopralluogo, apriranno il cantiere. Hanno già fatto il sopralluogo, iniziano già per quanto riguarda via Vittorio Emanuele, c'è stato già l'accesso e partiranno i lavori in questa settimana o nella prossima. Via Petrarca la stessa cosa, già ci sono i lavori in corso e per quanto riguarda il muro a cui fa riferimento è già oggetto di finanziamento, è già stata appaltata la gara e a breve partirà pure quest'opera. Via Popilia, zona scolastica, traffico intenso, quanto è possibile, per quanto tempo, quanto sarà possibile immaginare una bretella per evitare... La possibile e immaginabile è quella di via Reggio Calabria, che era stata data come realizzata, invece c'è giusto il progetto. Su via Sertorio Quattro Mani, invece, quando viene tolta la pista ciclabile? Via Sertorio Quattro Mani viene tolta, spero, a breve, perché è una promessa che ho fatto alla città e la manterrò.
Piazza della Riforma, brutta. C'è una possibilità. Brutta. Sì. Molto brutta. Se avessi i soldi per poterla smantellare e rifare, lo farei immediatamente. Allora, Filippo, vai con la domanda, rapida, anche tu. Sì, sindaco, i rapporti con la Regione sono diventati più aspri negli ultimi tempi o mi sbaglio io? In questo momento i rapporti con la Regione sono nulli, Filippo, perché io sto comunicando per iscritto ma non ricevo nessuna risposta. Ah, perfetto. Cioè, sì. Quindi praticamente la città più, se non più importante, non ha rapporti con la Regione. Non è che non ha rapporti, io ho rapporti istituzionali, mi auguro che si possa riprendere anche un'interlocuzione diretta, le questioni politiche si possono mettere da parte, però io non accetto che ci si prenda in giro. Come mai il Comune non ha aderito alla rottamazione delle cartelle dell'IMU? Perché non eravamo nelle condizioni di farlo, non dobbiamo recuperare entrate, non possiamo perdere risorse che sono utili per dare i servizi alla città. Viale Parco, impianti vandalizzati, ma perché non si aprono? Si aprono a breve. Si sono vandalizzati. Si apriranno, credo, a breve, perché abbiamo fatto un sopralluogo, sono andato io personalmente la scorsa settimana, abbiamo verificato quelli che sono i difetti delle opere realizzate. Io non accetto che mi sia consegnata un'opera che già appena finita presenti delle caratteristiche negative. Abbiamo insieme all'impresa, al direttore dei lavori, al RUP, verificato queste situazioni, devono intervenire. Dobbiamo anche procedere con le risorse che sono rimaste da questi lavori alla messa in sicurezza di quella piscinetta ai due fiumi che è stata realizzata ma che è pericolosa. Fatti questi lavori sarà sicuramente aperta. Sugli atti vandalici però ci ritorniamo subito. L'ultima cosa voglio, prima della pubblicità, mi chiedono un caso specifico. Il signore dice: io, mio fratello, invalido al 100%, un portatore di handicap, e non riesco però a fargli usufruire la piscina comunale. Il Comune può intervenire, ho chiesto più volte un incontro. Penso se mi dice possa... come si chiama, io lo dicevo subito. Bene, allora c'è la pubblicità, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Allora, torniamo in diretta. Visto le tante telefonate, abbiamo deciso di sforare un po', di andare 30 minuti oltre il tempo già stabilito, perché dobbiamo dare la possibilità alle persone che hanno fatto le domande di ascoltare le risposte. Questa è una trasmissione di servizio pubblico, contatto diretto tra cittadini e il sindaco. Il live, me lo date un live, se l'abbiamo? Ce l'abbiamo live? Ecco, l'abbiamo. Intanto le chiedo sul planetario che futuro prevede. Buonasera. Ah, eccola, abbiamo la telefonata. Prego, signora, veloce. Sì, velocissima. Buon pomeriggio. E volevo fare subito delle domande al sindaco, senza perdere tempo. Volevo sapere se ci possono entrare nelle spese gli ascensori alle case popolari? No, non ho capito, signora. Non abbiamo sentito, signora, può cortesemente? Devo ripetere? Sì, non si è sentito. Forse è troppo veloce. Sì. Prego. Sì, allora velocissima sarò. Volevo sapere, le ascensori alle case popolari, troppe strisce blu. Troppe strisce blu. Alle case popolari. Bene. Per gli ascensori purtroppo hanno ridotto il finanziamento e sono aumentate le spese, per cui quello che era il progetto originario di dotare molte di queste case popolari del Comune di ascensori è venuto meno, perché con le somme finanziate si potevano installare dai 7 agli 8 ascensori ed sarebbe stato difficile anche individuare quale delle strutture comunali potessero essere dotate di questo strumento necessario. Per cui le somme che sono state destinate a quel finanziamento si utilizzeranno per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli edifici popolari. Bene, io vi dico questo, non mandatemi filmati, video, perché non posso mandarli in onda, siamo in diretta, quindi attenetevi a quelle che sono le domande, vi prego, perché sennò diventa impossibile, già siamo oltre 290 domande, quindi dobbiamo svilupparle tutte. Filippo,
10 secondi per la domanda tua. 3 giorni ci vogliono, sindaco, le faccio fare il giro, lei risponde alle domande dei cittadini e io le faccio una domanda ancora di carattere politico. I rapporti dentro la sua maggioranza come sono? Perché si leggono punture di spillo, punture di spada, qual è lo stato dell'arte attuale? No. La verità, sindaco, la verità. No, la verità è che i rapporti dopo la vicenda dell'elezione del revisore in consiglio comunale è ritornata assolutamente alla normalità. C'è una maggioranza che è numericamente consistente e che lo è anche dal punto della condivisione del programma e del progetto politico, per cui le fibrillazioni che ci sono state in quella fase non hanno riguardato assolutamente la tenuta della maggioranza e della coalizione, per cui devo dire che i rapporti oggi sono abbastanza tranquilli e sereni come sono stati dal primo momento delle elezioni. L'architetto Calatrava aveva promesso una statua, e ne avete notizie, ne avete contezza? No. Il percorso dei non vedenti su Corso Mazzini è tutto smantellato. È vero. Ed è un problema di I natura I pezzi tecnica. Del tappeto sono messi in una buca dove c'è un albero. Lì non c'è bisogno di risorse, ma di un tubetto di colla. No, non è affatto così, purtroppo. L'intervento, io mi sono preoccupato anche di questa vicenda, perché avevo fatto una promessa a un ragazzino che è non vedente che avrei cercato di recuperare e ristrutturare questo percorso tattile urbano. Purtroppo il costo oscilla dai 50 ai 70 mila euro, perché non è soltanto un problema di colla, la colla è una colla particolare, non è un Vinavil, e soprattutto vanno comprati i pezzi mancanti di quel percorso. È un problema progettuale, un problema proprio di realizzazione dell'impianto, che è stato, a giudizio dei tecnici, non solo mie, assolutamente sbagliato. Quello corretto è quello che c'è sul Parco del Benessere, come che mai? È di natura completamente come diversa. Avete inaugurato il nuovo campo scuola e non avete completato la piscina del centro storico? La piscina del centro storico? La piscina del centro storico inviterei ad andarla a vedere, la piscina del centro storico, per rendersi conto di quello che è la richiesta di risorse necessarie per renderla agibile e fruibile. È un impianto che ha avuto 2 inaugurazioni, che se lo si va a vedere in questo momento, veramente, consentitemi di dirlo, viene da piangere. E la rotatoria di via Pasquale Rossi viene eliminata da qui a breve. Abbiamo un problema con l'Enel perché, come tutti i cittadini sanno, al centro della rotatoria c'è un impianto luminoso che dà luce a tutta l'area, va eliminato insieme alla rotatoria, e adesso abbiamo con l'Enel concordato che si installeranno 4 corpi luminosi agli angoli ai 4 angoli degli ingroggi, e quindi si eliminerà la rotatoria e si illuminerà ancora di più l'area. Allora, per chi è investito nel centro storico, sono previsti da parte del comune degli incentivi? No, un sostegno? Al momento non si può pretendere, magari avessimo la possibilità di dare incentivi per chi ristruttura o compra nel centro storico. Purtroppo le nostre finanze sono quelle che il telespettatore dovrebbe conoscere, perché dice che noi diciamo sempre quella che è la situazione. Sempre la stessa cosa. Sempre la stessa cosa. Sentiamo purtroppo la telefonata. Vado a Filippo, voglio sentire live, cose. Voglio sentire un live. Pronto? Pronto? Sì, questa prego. Posso parlare? Prego, prego, signora. Alzate un po' il volume, per cortesia. Io volevo far presente, volevo chiedere al sindaco quale santo onnipotente più di lui può fare in modo da togliere un cumulo di immondizia sul marciapiede della piccola rampa che porta sulla piazza Maestri del Lavoro, no, ed un altro cumulo davanti alla farmacia, davanti alla clinica. Quindi la cartolina di benvenuto a Cosenza, no, capito, ci sono no. I cumuli, ognuno che passa ci lascia il suo, è bene. E stiamo lottando. No, però non ho capito la zona. Qual è la zona, signora? Qual è la zona? La zona è via Benedetto Croce, piazza Maestri via del Lavoro, Benedetto cioè l'ingresso Croce. Di Cosenza. Qual è? Un cumulo davanti alla clinica Villa, come si chiama, la Madonnina, e un cumulo sul marciapiede proprio di fronte al numero 12 di via Benedetto grazie, Croce. Grazie, grazie signora. Stiamo lottando con tutte le autorità,
chiamate la polizia urbana, chiamate l'ecologia oggi, nessuno che dice questo servizio tocca a me. Ha fatto la telefonata giusta. E chi lascia la sedia? Grazie signora, basta così, grazie. Chi lascia i pneumatici? A chi ci dobbiamo rivolgere? Basta così, grazie signora. Basta così, prego. Si è rivolto a me e io ogni volta che ricevo una segnalazione faccio intervenire immediatamente. Mi pare di aver capito che nella zona di fronte alla Madonnina, all'uscita là dove c'è quel parcheggio abusivo, Cosenza Sud. Cosenza, uscita da Cosenza Sud, sì. Vabbè, Cosenza Sud. Ne prendo atto, però ha detto una cosa, mi è parso di cogliere un messaggio che ha mandato la signora nella sua telefonata e ha perfettamente ragione. Il più delle volte questi cumuli non si formano perché i residenti a Cosenza lasciano i rifiuti per strada, si formano perché chi passa anche da altre realtà, anche da altri territori l'abbandona. Quando verranno ripristinati i bus scolastici per i bimbi che abitano a Donnici e Contrade limitrofe? A breve partirà il servizio. Perché adesso, adesso ci sono le scuole, adesso ci sono mancati. Adesso con l'approvazione del bilancio ci saranno anche le risorse per poter garantire questo servizio e partirà subito, i primi di ottobre, credo. Filippo. Nonostante Attilio non ne voglia parlare, io sì, invece. Me la dice la situazione del personale al momento in servizio al Comune di Cosenza? Perché anche questo significa mettere a confronto passato, presente e futuro di una città. Bravo. Altrimenti i cittadini non possono capire qual era lo stato dell'arte ieri e quindi qual è lo stato dell'arte oggi. Grazie. Grazie Filippo, perché hai perfettamente ragione. Sono le cose che il cittadino deve sapere, perché non è il problema non è soltanto economico e finanziario, il problema è anche di organizzazione e di personale. Al momento sono in servizio 234 unità. Di queste 34 mi pare andranno giù di lì, andranno in pensione a fine anno, si ridurrà il personale intorno a 200 unità, 95 di questi sono della Polizia Municipale, a fine anno ne rimaniamo con 100-104 dipendenti. Questa è la situazione del Comune di Cosenza, 66.000 abitanti, un territorio molto vasto, una città capoluogo di provincia che vuole erogare servizi ma che ha una situazione economica e organizzativa di questo genere. Ti ringrazio per avermelo chiesto. Una città che si sta svuotando. Scrivono una città che non è più attrattiva. No, questa è una bugia. Buia, assente, è assolutamente vero. I detrattori ci stanno, ci mancherebbe altro, la democrazia, però venissero nella città a viverla come la vivono le decine di migliaia di cittadini che ogni qualvolta arriva il venerdì o il sabato sera riempiono la città tutta intera della loro presenza. Basta solo dire che la manifestazione di domenica a mezzogiorno fino per 12 ore di We Love Pizza, che è un'iniziativa del Comune per di agenda urbana rivolta al social, ha portato 10.000 persone. Nel periodo natalizio abbiamo registrato presenze per 200.000 persone, arrivano i turisti da tutte le parti dell'Europa e del mondo e non sono i turisti di ritorno, ma abbiamo registrato presenze significative, dove vedono la città buia e abbandonata. È una città viva, vitale e attrattiva. Continuano silente, assolutamente assente nel contesto del territorio, non ha più quell'attrattività di tutta l'area urbana e i giovani l'hanno ormai abbandonata. Sì, vive in un'altra realtà questo signore o questa signora, perché bisogna soltanto andare a girare un po' la sera nella città e ci si rende conto se effettivamente la città vive o muore. Mi pare che si incontri veramente in contrasto con la realtà. Se si vuole denigrare, per piacere di denigrare, poi si può dire tutto. Sarà possibile far ripristinare i vecchi sensi unici via Miceli e via Cattaneo? L'attuale situazione rende particolarmente difficile seguire un percorso via Cattaneo, oggi. Via Cattaneo c'è un intervento e sarà ripristinata, però via Miceli no, mi pare non è interessata dal progetto, mi pare. Comunque adesso cambieranno i sensi unici intorno a via Roma. Devo sentire un live, pronto? Mi passate un live per favore? Giusto, ha atteso troppo e non potevo. Ha ragione. Filippo, cosa vuoi dire? Vedo che stai... No, sì, perché queste domande, insomma... di alcuni cittadini, a me mi fanno sobbalzare dalla sedia, devo essere sincero. Vabbè, cioè, ma vanno rispettate. Ho capito, ma vanno rispettate anche a me che sobbalzo dalla sedia.
Come la città no? buia, se prima la città era illuminata, dopodiché siamo arrivati al dissesto di cui ha parlato il sindaco. Ci dobbiamo mettere d'accordo se vogliamo la città illuminata, con tutti i luminari, con tutte le cose del mondo, dopodiché arriviamo al dissesto finanziario, al rientro in 20 anni, il personale è ridotto a 100 persone. Ditemi voi che allora qual è il punto di riflessione che ogni cittadino dovrebbe fare. Quello è il punto. Tutti quanti hanno libertà di parlare. Io sobbalzo dalla sedia perché dico, ma com'è possibile che non si faccia un minimo di riflessione? Grazie. Non faccio nessuna domanda. Se il palazzetto grazie, dello Filippo. Sport, i palazzetti dello sport stanno cadendo giù. Non mi auguro, non dal 2021 ad oggi. Non si fa lo nulla stato per di abbandono non dei si palazzetti fa nulla dello per sport al di fuori di quello di via Popilia risale a diversi anni fa, non dico decine, ma a diversi anni fa. Noi abbiamo, la vecchia amministrazione aveva fatto un bando per il palazzetto di Cosenza Casale, ha partecipato un'impresa con un'offerta ed gli è stata aggiudicata con un'offerta assolutamente irrisoria, per cui certamente non si è proceduto a dare seguito a questo appalto. Per quanto riguarda invece il palazzetto di Donnici, c'è un'interlocuzione in corso con una importante squadra di Cosenza che vorrebbe averlo in gestione. Stiamo pensando se è possibile fare l'affidamento diretto oppure di fare una manifestazione di interesse per destinarla appunto al recupero e all'utilizzo. Non vuole la città unica per non perdere la poltrona? Io, grazie a Dio, la mia poltrona l'ho persa nel momento in cui mi sono messo a fare il sindaco. La mia poltrona era molto più comoda, l'ho fatta per amore per la mia città e per passione per la politica. Io non ho da perdere nulla, lo faccio con uno spirito veramente, credo che questa è l'unica cosa che è stata percepita, di amore per la mia città. Come sindaco della città capoluogo avrei più prospettive di altre ad ambire ad essere il primo sindaco della città unica. Se, io non sono contrario alla città unica, io sono favorevole alla città unica, ma seguendo un percorso democratico di coinvolgimento intanto dei civici consessi democraticamente eletti e poi dei cittadini, che sono quelli che veramente devono dire se si può e si deve fare la città unica, però sulla base di un'informazione corretta, non di sentimenti. Si devono sapere quello che è il pro e il contro che nasce dalla città unica. Filippo, dove sei? Sono qua. E invece si sta andando, no, tutto questo avviene per colpa di chi, sindaco? Perché anche qua dobbiamo essere chiari sulla città unica, la domanda che ha fatto giustamente e correttamente Attilio. Se non si segue quel percorso, lei dice io sono d'accordo però per la città unica, che cosa succede però? Io sono del parere che intanto bisogna uniformare i servizi, parlare di gestione unica dei trasporti, cosa che abbiamo già fatto con Castrolibero e Corrente, bisogna parlare di gestione unica dei rifiuti, bisogna parlare di gestione unica dell'acqua, bisogna parlare di gestione unica di aspetti culturali e ambientali che riguardano il territorio. Si vuole fare attraverso l'unione dei comuni? Non lo so, si può fare anche attraverso soltanto l'unione dei servizi e dare già un'immagine di quello che può essere uno sviluppo di servizi unitari e omogenei sul territorio. Si risparmiano 9 milioni all'anno se fai la città unica come spese di personale che hanno i 3 comuni, insomma è una bella cifra, no? Questo è uno studio. E chi l'ha fatto questo studio? Questo è lo studio, me lo stanno facendo vedere adesso. 9 milioni all'anno si risparmiano. Allora, se è vero questa cosa, se si risparmia 9 milioni e arrivano 15 milioni per 15 anni all'anno alla città unica, certo che conviene. Però me lo dicesse uno studio serio. Infatti noi abbiamo detto, si faccia uno studio di fattibilità affidato all'Università della Calabria che ci dice quelle che sono le positività e le negatività della città unica. E io, come sindaco della città capoluogo, sicuramente sono favorevolissimo, non favorevole alla città unica. Allora, sul Corso Mazzini sfrecciano biciclette e monopattini, non controlla nessuno. Hanno perfettamente ragione, è un problema, c'è un'ordinanza che io ho firmato anche ultimamente, ce n'era già una in precedenza, adesso l'ho ribadita, l'ho reiterata, ho dato mandato con un atto di indirizzo anche alla Polizia Municipale di intervenire in questa direzione, però nonostante tutto si registra assolutamente il pericolo dello sfrecciare di monopattini elettrici e di biciclette di qualsiasi tipo sull'isola pedonale. Qualche cittadino, per esempio,
segnala al sindaco che necessita una maggiore cortesia da parte dell'azienda municipio quando si dialoga con... Sono perfettamente d'accordo, abbiamo richiamato il municipio anche a questo stile di rispetto e di educazione nei confronti del contribuente, del cittadino contribuente, per cui siamo intervenuti anche in questa direzione. Allora, poiché... Volevo però dire una cosa, perché poi nell'intervallo non hai ricordato... No, perché se no dimentico questa domanda, un attimo solo. Allora, perché col PNRR e il Comune si stanno digitalizzando i servizi pubblici? Che fine hanno fatto i lavori di installazione della fibra ottica? Funziona in tutta la città? I lavori della fibra ottica non sono lavori che fa il Comune. Per quanto riguarda la digitalizzazione abbiamo ottenuto diversi finanziamenti per diversi milioni di euro e cercheremo di efficientare quello che è la macchina amministrativa burocratica dando migliori servizi a minor costo e soprattutto in termini di tempo, costi di tempo al cittadino. Per cui è una cosa positiva. Di quanti vigili occorre Cosenza? Noi abbiamo 95 vigili in servizio, di cui circa la metà non idonei al servizio su strada, ce ne vorrebbe il doppio. Abbiamo un live o sento Filippo? Sento Filippo, allora vai. No, io sulla no, c'è il live, credo. No, non c'è il live, vai. Perfetto. Vai. Sulla città unica, fra l'altro, io voglio far notare, ma si sta discutendo del fatto che una dei comprensori che dovrebbe far parte della città unica è commissariata per mafia. Cioè, voglio dire, ci si sta rendendo conto di questo, al di là se è giusto oppure non è giusto. È un fatto storico, diciamo. A. B. Io so che tutte le audizioni che sono in corso presso la commissione del Consiglio regionale su questa storia della città unica, poi magari dopo la trasmissione a Tilio mi fa avere pure a me questo studio, io so che tutte queste audizioni stanno ponendo dei problemi molto seri a quello che è stato proposto dalla Giunta regionale. Io credo che siano tutti interrogativi degni di note e di approfondimento. Intanto c'è il problema del dissesto della città capoluogo, che è un dissesto mostre, e su questo se lo Stato interviene si può dare una soluzione, ma se non interviene il problema c'è, ed è un problema che responsabilmente io credo non si possa spalmare su cittadini che non fanno parte del comune capoluogo. Diamo la telefonata, pronto? Ma c'era poi il problema di rende? Sì, pronto? Io credo non si possa pronto? Pronto? Prego, prego. Prego, signora. Ah, no, non si sente. C'è la telefonata o non ce l'ha? Ho sentito io la signora al telefono. Mi sente? Pronto? Mi sente adesso? Pronto? Sì, prego. Allora, sono una cittadina di Cosenza. Volevo esprimere un mio pensiero e chiedere al sindaco un eventuale intervento. La città mi sembra sempre più sporca, al di là dei carrellati che si riprende la spazzatura in questo senso nei palazzi eccetera, però appena si esce fuori dal proprio cortile fuori è una situazione imbarazzante. Io cammino molto a Cosenza e vedo non la periferia ma proprio il Viale Parco, tutta la città, cammino molto, no. Non ci sono i cestini e quando ci sono stracolme, i cumuli di spazzatura vicino alle scuole, per esempio, al liceo, all'Antonio Monaco, dappertutto, e quindi quando si parla di una città europea, si è parlato Cosenza una città europea, mi sembra lontanissimo, è comunque il primo biglietto da visita di una città. Io sono stata possiamo rispondere se, perché prego. Il Cosentino ha, se possiamo rispondere alla signora, se no fa l'intervento signora, la signora un attimo su, prego. Noi Cosentini abbiamo un grande difetto, che non abbiamo memoria. La signora forse non ricorda com'era la città quando io sono stato eletto, che la spazzatura arrivava ai primi piani dei palazzi e c'era una situazione di degrado assoluto. Oggi la città non è come io la vorrei, non è assolutamente la città pulita e ordinata che io vorrei. Però
ho ereditato insieme alle immondizie, ho ereditato anche un piano dei rifiuti che per fortuna adesso è scaduto, abbiamo approvato il nuovo piano, c'è stato il nuovo bando, è stata vinta la gara dalla stessa ditta che svolgeva quel vecchio servizio, però con nuovi orari, con nuove tecnologie e con nuova organizzazione, che però ha bisogno, per come è previsto nel contratto d'appalto, di 6 mesi per andare a regime. Nonostante questo dobbiamo essere pure onesti, perché se uno ricorda com'era ai primi di ottobre del 2021 la città e come oggi, si rende conto che comunque è completamente cambiata. Poi bisogna vedere a che ora e che giorni si cammina, perché se si cammina quando i rifiuti non sono stati ancora ritirati, si trovano anche i cumuli davanti ai portoni dei palazzi, ma non mi pare che onestamente ci sia una situazione di degrado così per come la signora l'ha vista. Io ne prendo atto, posso poi richiamare la ditta Ecologia Oggi e le cooperative a una maggiore attenzione, però onestamente il quadro che lei ne dà della città non mi risulta, non mi viene riscontrato dai DEC e dai DUP che hanno questa responsabilità. Cominceranno i lavori via Madonna della Grazia a Cosenza Vecchia, vicino alla chiesa di Sant'Agostino? Subito. Subito? No, onestamente ho fatto la battuta, però onestamente non so a quali lavori si riferisce il nostro telespettatore. Perché i rami tagliati e sfondati rimangono fermi anche un mese sui marciapiedi? Perché il problema del vecchio piano, Attilio, il vecchio piano prevedeva che le cooperative procedevano allo svoltimento e al taglio dell'erba e degli arbusti, e Ecologia Oggi deve raccoglierli per portarli a discarica. Col nuovo piano una sola ditta fa taglio e raccolta e conferimento in discarica. Il Comune di Cosenza continua a sostenere la necessità di realizzare un nuovo ospedale, ma quello che pensa il Comune di Cosenza è un piccolo ospedale di paese in una zona che non serve a nulla, mentre adesso con l'Università della Calabria, la Facoltà di Medicina, bisogna ragionare immaginando altre prospettive. Non è il pensiero del Comune, io seguo il pensiero della Regione. Il progetto del nuovo ospedale, che non è un ospedale di paese, mi dispiace smentire il telespettatore, noi abbiamo un ospedale che è quello dell'Annunziata, che con tutti gli interventi ha una capienza di 502 posti complessivamente. Il nuovo ospedale hub regionale, che non è proprio un ospedale di paese, un hub regionale, prevede oltre 110-115 posti, per cui onestamente, e poi la zona non mi pare che sia una zona periferica, è una zona centrale, tant'è che ci insiste la stazione centrale delle Ferrovie dello Stato, ci passa la 107, è collegata direttamente con le vie interne all'ingresso dell'autostrada. Non mi pare proprio che sia una zona periferica per questo servizio. Live. Pronto? 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 Prego, prego. Buonasera, senta, io ho eletto il sindaco, sono un suo elettore, le voglio dire che io la voglio vedere più combattivo, deve fare più interviste, sempre queste cose che contro di lei mi sembra un po' troppe cose. Poi due cose velocissime: autonomia differenziata. Se si passasse all'autonomia differenziata, il Comune di Cosenza, che in distesso, scomparirebbe, questa la prima. E poi la seconda, Casa delle Culture. Io mi ricordo da ragazzo, andavo sempre all'epoca Mancini, Casa delle Culture, ho visto conferenze bellissime, rotoli del Mar Morto, adesso non vedo niente. Dipende sempre dalle finanze oppure no? La salute, arrivederci. Grazie. Una risposta grazie. Di un minuto, perché devo mandare la pubblicità. Un minuto, sulla Casa delle Culture abbiamo appena terminato l'opera di recupero e di restauro. Mancano solo gli ultimi dettagli e sarà riaperta alle attività culturali, per cui credo che si possa ritornare a fare queste attività che il Comune, ma soprattutto le associazioni e i cittadini privati, possono proporre e realizzare in quella struttura. Per quanto riguarda l'autonomia differenziata, se non vengono individuati i LEP, sarà difficile capire quale fine farà il Comune, ma quale fine faranno le regioni del Sud e soprattutto la nostra Calabria, che ha dato l'adesione nella conferenza Stato-Regione al progetto nefasto, negativissimo, deprecabilissimo di Calderoli. 15 marzo, ascensori del 15 marzo, non se ne parla più? Non mi fate domande tecniche che non conosco, no, questa non la conosco, alzo le mani. Mando la pubblicità, ci vediamo tra poco. We'll be right back.
con questo ascensore del piano. Allora, torniamo in diretta. Filippo, preparati, perché prima faccio una domanda e poi tu, nel frattempo, se c'è un live, me lo fate sapere. Gli ascensori sono quelle, come si chiama? Le scale mobili fanno parte di un progetto di recupero e saranno anche queste. C'è un problema tecnico perché c'è il motore che va sostituito, è previsto e saranno subito riportate alla loro funzione originaria, quindi c'è anche previsto l'intervento su questo. Allora, Sindaco Caro, lei che ne è così fiero, ma che è anche così vicino ai cittadini, ai meno fortunati, potrebbe dire agli agenti di polizia municipale di avere un po' più di comprensione quando non trova ben visibile il cartello per i disabili? Non è semplicissimo mettere un amputato in un carrozzina a ricordarsi di esporre in bella mostra il cartellino. Insomma, becca la multa, questo è. Ha ragione, se c'è questo me ne faccio carico e lo farò presente sicuramente al corpo dei vigili alla polizia municipale, che è sensibile a queste cose. È probabile che ci sia stata una svista e farò in modo che questo non accada. Filippo. Aveva una risposta sul rende, però, che non mi ha dato. Ah, sul rende, sì. Sì, no, il problema è anche questo, per cui c'era il problema che avevo posto per prima del dissesto del Comune di Cosenza, che secondo me va risolto prima ancora di parlare di fusione tra comuni, c'è il problema democratico del Comune di Rende, che è stata privata della sua assise elettiva e che oggi è governata da una triade commissariale, che non rappresenta la volontà popolare, è un'istituzione che dello Stato, che gestisce temporaneamente, provvisoriamente l'ordinaria amministrazione del comune di Rende. Quindi per arrivare ad una fusione è necessario proprio che ci sia il coinvolgimento della popolazione, prima attraverso l'elezione del suo organo rappresentativo democratico, che è il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta, e poi attraverso il referendum. Però la Commissione sta lavorando ascoltando le associazioni. Questo io non ho avuto interlocuzione con la Commissione, spero di averlo anche No, ci siamo incontrati in altre occasioni, ma non abbiamo parlato di Città Unica, perché non credo che un organo commissariale abbia competenza su una vicenda politica che è appunto quella della fisione, Mercatino. Perché non è un fatto tecnico. Il problema è che il problema nasce proprio dalla leggina omnibus che ha modificato la legge regionale, che prevedeva che il referendum si facesse sulle delibere dei consigli comunali che decidevano di unirsi, di sciogliersi e di fondersi in un unico comune. È stata eliminata dalla regione, dal consiglio regionale, su proposta della maggioranza e votata solo dalla maggioranza, questo piccolo dettaglio democratico. Hanno cancellato le delibere dei consigli comunali basta un solo consigliere regionale. Perché non viene ripristinato il mercato ortofrutticolo di Città 2000? Questa è una bella domanda. A me piacerebbe farlo, ma ci sono difficoltà, intanto per la gestione proprio dell'aria e poi perché io per verità avevo pensato di spostare tutte le attività commerciali che sono sotto alla sopraelevata e a via Padre Giglio e spostarle lì al mercato di via degli Stadi. Ci stiamo lavorando, c'è qualche adesione, c'è qualche resistenza, se c'è la condivisione del progetto porteremo lì anche questo lavoro in Piazza Mendola. Lavori in Piazza Mendola devono finire entro il 31 dicembre 2023. C'è un live o posso andare con altre domande? C'è un live, prego. Pronto? Sì, prego, prego. Allora io mi presento innanzitutto perché è giusto che sia così. Io sono Romeo Neccarato. Saluto te e il sindaco. Prego. Buonasera. Volevo fare due domande al sindaco, una da tifoso del Cosenza. Io ieri seguivo la trasmissione a Lupo al Lupo, lei è stato chiamato e ha parlato della Tribuna B. Nella sua dire ha detto una cosa molto chiara, che dando per 5 anni la gestione della struttura, il Cosenza ha diritto a fare domanda al credito sportivo. Può accedere, no? Quindi può accedere ci sono al dei mutuo tempi del credito tecnici. Può accedere.
perché se no i tifosi pensano che la società già da domani potrebbe iniziare i lavori. No, no, allora ci no, può spiegare meglio questa... Non può farlo la società. No, chiedo scusa, società. Vorrei completare... Ci può spiegare meglio questo passaggio per capire. Prima, la seconda cosa, io sono proprietario di un terreno dove deve venire la parallela di via Popilia, perché lei vede, vive la città e si rende conto che su via Popilia non è più possibile camminare andando da sud verso nord, sì. Perché per fare un chilometro impieghi 20 minuti. Mi può dire che situazione c'è per quella strada? Noi che siamo proprietari di terreni che siamo stati espropriati due volte e ancora non capiamo niente, non abbiamo interlocutori. Mi può gentilmente grazie, spiegarmi? Grazie a Romano Accarano. Io vi ringrazio grazie, della grazie, gentilezza. Grazie. Buon proseguimento. Allora, rispetto agli interventi di ristrutturazione della Tribuna B, noi abbiamo dato una concessione per 5 anni al Cosenza Calcio della gestione con impegno a realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutta la struttura. In questi interventi di manutenzione straordinaria ricade naturalmente il recupero della Tribuna B, che volendo, presentando un progetto che deve essere condiviso dal Comune, può essere realizzato anche immediatamente con fondi del Cosenza Calcio. Noi abbiamo, anzi io ho aderito alla richiesta del Presidente del Cosenza Calcio di concedere per 5 anni la struttura in uso al Cosenza Calcio previo il versamento di un onere di 90.000 euro all'anno, sul presupposto che avendo un tempo più lungo per la gestione possono accedere al finanziamento, al mutuo della Cassa Depositi e Prestiti. Questa è la situazione, per cui volendo il Cosenza Calcio può presentare un progetto al Comune che se è assentito può immediatamente dar luogo all'inizio dei lavori di recupero della tribuna B. Se questo non è possibile, perché ci vogliono dei soldi e quindi ci vogliono i mutui e i finanziamenti, e devono fare avanzare la richiesta al credito sportivo, ottenuto il quale possono intervenire con la realizzazione. Sindaco, veloce, per quanto però riguarda via Reggio Calabria, quella è nei progetti della mia amministrazione, gli espropri sono stati effettuati, altri non sono ancora completati. Nel momento in cui avremo realizzato tutta l'iter amministrativo e recuperato le parti di finanziamento che mancano, procederemo alla realizzazione di via Reggio Calabria, che è la vera alternativa al traffico che c'è su via Popilia. Allora, 1,30 euro per soli 50 minuti di parcheggio trovo una tariffa esagerata per l'economia dei cittadini. Sono tariffe rapportate a quelle nazionali, non le stabilisce il Comune né tantomeno l'organo gestore, purtroppo ci sono delle tariffe che vengono indicate a livello nazionale, poi ci sono gli adeguamenti che sono fatti appunto a livello comunale. La città unica, la Regione ha fatto bene ad accelerare, altrimenti non si farà più questa città unica. Poi ancora, le cooperative che fine faranno? Le cooperative hanno partecipato al bando che noi abbiamo pubblicato per la gestione della manutenzione del verde. Si deve comporre la commissione in questi giorni, si valuteranno poi da parte della commissione le offerte. Hanno partecipato oltre alle cooperative altre 2 imprese che non sono cooperative, che se avranno presentato le offerte migliori si aggiudicheranno gli appalti. In ogni caso è prevista la clausola di salvaguardia per i dipendenti e gli operai. Abbiamo un live, pronto? 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 Prego, prego. Buon pomeriggio. Prego. Volevo porre un quesito al nostro sindaco. Io sono stato un suo lettore, premetto. Grazie. C'è noto che su Viale Parco c'è una pulizia maniacale quasi, addirittura credo che taglino l'erba che cresce di notte, mentre c'è una strada recente, via Cesare Gabriele, dove c'è la scuola elementare, che è lasciata proprio abbandonata a se stessa. I ragazzi non riescono a camminare sui marciapiedi perché ci sono le macchine che parcheggiano sui marciapiedi. Le aiole sono tutte piene di erba, tutto sporco. E l'altro marciapiede, c'è un altro marciapiede che addirittura è tutto pieno di manifesti a terra
che vanno ad attaccare i manifesti, staccano i vecchi e li abbandonano a terra. Sì, ha perfettamente ragione. Il traffico è impossibile. Dalle 8 alle 8 e mezza è tutto intasato, non si riesce a camminare in nessun modo. Lo stesso dall'1 all'1 e 30 quando esce la scuola. Il problema è quello. Ma non è solo lì, il problema purtroppo dell'uscita delle scuole lo abbiamo da sempre, lo abbiamo dappertutto e ce l'hanno tutte le città. C'è un terreno abbandonato di fronte alla scuola elementare. Grazie, quello è un terreno privato dove noi non possiamo intervenire. Invece raccolgo la segnalazione per la pulizia di via Cesare Gabriele, immediatamente cercherò di mandare una squadra per effettuare questa pulizia. Il traffico, ripeto, davanti alle scuole purtroppo è un disagio che si ha in tutta la città, tutte le uscite delle scuole, ma in tutte le città d'Italia purtroppo è così. Signor Sindaco, negli anni scorsi si è lavorato per liberare la città dalle auto, voi state facendo di tutto per riempirla di auto. Ma non è affatto, è una rappresentazione assolutamente non vera, perché nel passato non si è fatto niente per liberare la città delle auto. Si è realizzato un parcheggio di centinaia di posti nel centro della città. Se questo significa liberare la città dalle auto, beh, ha ragione questo spettatore. Vorrei segnalare la situazione di degrado presente sotto la sopraelevata, che era via Padre Giglio, via Popilia, un ricettacolo di immondizia. Non riesco a farci niente, ti facciamo ogni giorno bonifiche in quell'area, lo sanno tutti gli abitanti. Io mando costantemente squadre delle cooperative e di Ecologia Oggi a fare pulizia, ma per questo ho detto che io voglio togliere da lì quei box. Perché lì c'è purtroppo la produzione di rifiuti che vengono abbandonati costantemente, quotidianamente nell'area che dove sorge il ponte di Calatrava, c'è un degrado incredibile. E quelle sono le opere incomplete che io ho ereditato, perché lì sotto doveva essere realizzato il Belvedere, doveva essere completata l'opera con il Belvedere, che doveva sanare e ripulire tutta quella zona e rendere la parte del fiume la più bella dell'intera opera. Purtroppo non è stata realizzata e non si può realizzare, perché con i soldi che sono rimasti del finanziamento, con l'incremento dei costi che c'è stato dei materiali, non si può assolutamente completare l'opera. Abbiamo Filippo, poi un live. Filippo. E poi abbiamo finito. Sindaco, l'Università della Calabria si è insediata con un ufficio recentemente nel centro storico. Questa avrà un tetto oppure finisce qua? Da qui a qualche giorno ci saranno novità. L'opera in Gubbetur è stato soltanto il primo passo della venuta di Unical nella città di Cosenza, nel centro storico. Nella prossima settimana avrete, penso, buone notizie. Bene. Vogliamo sentire per cortesia se c'è un live? Pronto? Pronto, buonasera. Prego. Io sono contento che il sindaco dice che i cittadini devono essere i protagonisti per quanto riguarda la città unica, cioè si può decidere con una forma dittatoriale ciò che può succedere tra Cosenza, Rende e Castrovillare. Però non dimentichiamoci che il comune di Cosenza aveva sindaco un debito enorme. Che ha lasciato, come ha detto lei, un disastro non finanziario, ma un disastro proprio finanziario, non un dissesto. E che lei avrebbe portato tutto ciò alla procura per denunciare questo grave stato di cose che si è trovato davanti e che oggi non riesce nemmeno a governare, perché questa massa di debiti la fermano. Io volevo soltanto domandare velocemente il planetario. La frana di Aderici Canale, la frana Faccia di Portabiani, il boxaggio, prego. Il parcheggio del conservatorio, il ripristino del centro storico, abbandonato e sporco, a che punto sono? Abbiamo speranze che queste soluzioni vengano Io ringrazio il cittadino. Il centro storico, per quanto riguarda le frane sia di via Petrarca che di corso Vittorio Emanuele, sono già in via di risoluzione, nel senso che è stato fatto il sopralluogo per l'accesso al corso Vittorio Emanuele e nei prossimi giorni penso che inizieranno i lavori, per cui dopo 5 anni sarà riaperto corso Vittorio Emanuele, Porta Piana per intenderci. La stessa cosa via Petrarca, i lavori sono in corso, ci sono stati problemi tecnici che li hanno sospesi, ma riprenderanno e si risolverà. Tutti i lavori sul centro storico partiranno
fino a gennaio e si completeranno alcuni per dicembre 2023 e altri per nel dicembre 2025. Per vedere come... Sicuramente, no, ma c'era un'altra domanda che aveva fatto... No, questo è sul centro storico. Questo. Solo sì, sul centro storico. Per vedere... No. I parcheggi? No, io non ho sentito. Parcheggi, comunque, no, dobbiamo andare avanti. C'è un'altra domanda. Per vedere come... No, aveva fatto riferimento, no. Ricordo che è una cosa importante. Allora, io non ho mai detto che sarei andato alla Procura della Repubblica a prescindere. Ho detto che se avessi trovato situazioni da portare all'attenzione dell'organo inquirente, sicuramente lo avrei fatto. Io non dovevo mandare gli atti per il dissesto alla Procura, perché devo tranquillizzare il telespettatore che sono già stati trasmessi dalla Corte dei Conti, che ha dichiarato il dissesto del Comune di Cosenza novembre 2019, per le motivazioni gravissime che sono contenute in quel deliberato della Corte dei Conti. Allora, c'è un telespettatore che scrive, il sindaco Caruso ti fa vedere tutto risolto, ma non è così. No, ma non è assolutamente vero. Ma non è così, scrive. No, non è assolutamente vero, io non ho risolto se non una minima parte di quello che sono i problemi della città, che sono tantissime e sono tutti da risolvere, con gravissime difficoltà a risolvere. Magari avessi risolto i problemi, se avessi avuto la bacchetta magica, sì, li avrei risolti i problemi. Non ce l'ho la bacchetta magica e non ho nemmeno la bacchetta in alcuni casi. Allora, c'è un telespettatore che scrive, per vedere come è organizzato il traffico davanti alle scuole non bisogna andare lontano, basta andare a Castrovillari, dove davanti a ogni scuola ci sono due vigili urbani. Bisogna vedere la dotazione organica dei vigili della Polizia Municipale di Castrovillari. Io ho detto che per dare servizi in questa direzione bisognerebbero di ulteriori 100 vigili nella città di Cosenza. Ne abbiamo 95, almeno altre 95 ci vorrebbero. E potremmo garantire anche noi due vigili per ogni scuola. Però Castrovillari, attenzione, non è Cosenza. Castrovillari ha un numero di scuole infinitamente minore rispetto a quelle di Cosenza. Cosenza è un po' più grande. Rispetto ad Occhiuto, nell'aver cancellato la villetta dove i bambini andavano a giocare davanti alla scuola Via Roma, non solo non ha risolto il traffico, ma ha tolto uno spazio verde a bambini e anziani che godevano di un'oasi senza alcun tipo di inquinamento. Io in campagna elettorale ho detto quello che avrei fatto e sto facendo quello per il quale i cittadini mi hanno votato. Ma il Cosenza Casale col suo palazzetto rientra nel piano di riqualificazione? Rientra nel piano di riqualificazione che vorrebbe fare la mia amministrazione, però ci vogliono troppi soldi per farlo autonomamente. Stiamo cercando di trovare una soluzione con i privati interessati a poterlo recuperare e gestire. Siamo in chiusura. Filippo, com'è andato il sindaco Caruso, secondo te, in questo spazio? È andato che, secondo me, i cittadini gli hanno dato più coraggio. Tu dici? Soprattutto le ultime sì, gli hanno dato più coraggio, perché le ultime domande, secondo me, lo hanno spinto poi a darci delle notizie che credo non ti siano sfuggite. Non ci siano affatto sfuggite, soprattutto quella della trasmissione della deliberazione della Corte dei Conti alla Procura della Repubblica, il che mi pare una notizia di non poco conto, il che significa che qualche cittadino, magari non tutti, si stanno rendendo conto dello stato dell'arte di oggi in riferimento al passato. Quindi per chi insomma si sforza di fare delle cose, secondo me lui ne ha avuto più coraggio da questa trasmissione di oggi pomeriggio. Ma la cosa che, se tu mi consenti di dire, è l'enorme domanda con la quale viene seguita TEN. Qua non è un problema, ora andiamo oltre il sindaco e oltre ogni cosa, perché insomma qua stiamo parlando di qualcosa come 300-400 domande, il che significa che ci sono migliaia e migliaia di persone che in questo momento ci stanno seguendo. Questo riempie TEN e te in prima persona, che ne sei il direttore, di grande responsabilità. Ma noi, guarda, noi facciamo solo il nostro dovere, con serietà, con impegno, con dedizione, tutte le persone che lavorano all'interno di questa struttura e naturalmente gli editori che ci danno la possibilità di poter lavorare in maniera assolutamente libera, che è una cosa che va sempre sottolineata. Dialogare, confrontarsi con i cittadini, sottoporre i problemi, uno può essere d'accordo, non può essere d'accordo, può dire che il sindaco agisce
bene, chi può dire che la città ha fatto passi indietro, in assoluta libertà, è il bello della democrazia, ognuno ha un suo modo di leggere le cose, di guardare alla città, di immaginare la città, e dentro ci mette quello che vorrebbe si facesse. Ma è chiaro che ci sono i tempi per fare tutto, c'è un tempo per tutte le cose, recita un vecchio adagio. Posso dire che io sono un cittadino di questa città, nel senso che io sono nato, cresciuto, vivo a Cosenza, è la mia città, la vorrei vedere come una città perfetta, mi piacerebbe. Purtroppo non è possibile per le condizioni date. Devo dire una sola cosa. Perché siccome è stato un motivo di grande sofferenza per me, perché è diventato un refrain, le buche. Vedi se qualcuno ha fatto più riferimento alle buche? Però nessuno ha dato atto che noi abbiamo sistemato tutte le buche della città, abbiamo asfaltato e asfalteremo altre strade della città. Ti lascio con la domanda a gamba tesa. Aspetta, però nessuno ha detto che noi stiamo dando con grande difficoltà l'acqua a tutta la città, e da gennaio probabilmente l'acqua sarà data H24, se non a tutta, al 90% della città. E queste le cose, ecco, il fatto che non abbiamo lamentato queste cose significa che qualche cosa piccola questa amministrazione l'ha fatta. Domanda, ti lascio con una domanda cattiva. A gamba tesa. Una domanda a gamba tesa. Senti, Filippo, che scrive questo telespettatore, Care signor Sindaco, ma si può dire che Cosenza purtroppo è tornata indietro di almeno 10 anni? Rispondi a questo. Ma non è assolutamente vero. Cosenza è tornata indietro di 8 anni a novembre del 2019, quando per la prima volta nella sua storia è stato dichiarato il dissesto per colpa di chi ha amministrato in quegli anni, e lo dice la Corte dei Conti. Per cui no, credo che invece il Cosenza si stia riprendendo, e l'interesse che c'è nella città, gli investimenti che si stanno facendo, le attività commerciali che si stanno aprendo e gli investimenti che si stanno realizzando da parte dei privati, basta vedere solo quanti manufatti nuovi stanno sorgendo, mi pare che vadano in controtendenza rispetto a quello che dice il tifoso ha scritto questo messaggio. Devo chiudere. Poi l'obiettività non è da tifosi. E devo chiudere, per un telespettatore che va rispettato. Il massimo del rispetto, ci mancherebbe altro, ma l'obiettività è una cosa diversa. Bene, abbiamo chiuso. Io accetto le critiche, a me le critiche piacciono, ma quando sono concrete sono bene. Salutiamo Filippo. Ciao Filippo. E ringraziamo. E salutiamo tutti i telespettatori e tutti i cittadini, quelli che apprezzano e anche quelli che criticano. E viva la democrazia, è così. Grazie. È così. In uno spazio così ampio dove chiunque può scrivere le sue cose. Forse non ce l'ho fatta. Guarda, posso dire una cosa, a me quello che piace è il rispetto che c'è tra il sindaco e i cittadini, e i cittadini e il sindaco, perché si può criticare fino a quando si vuole, si può apprezzare, ma è importante che ci sia un reciproco rispetto. Dobbiamo chiudere, grazie, arrivederci.